questo non lo so, è venuto un po' così da solo, forse. Forse perché sono dei personaggi che facilmente possono diventare volgari, no? E forse la cosa che è successa forse anche nel caso di Bruni o Rocco, che mi dicevano sempre, beh, la tua faccia è difficile che diventa volgare, per cui loro forse mi hanno offerto questi ruoli proprio perché sapevano che non volevano fare un solido, una solida porno diva o la escort con una certa con quella volgarità, ma volevano un po' farla forse quello che uno magari non si aspetta, esatto. Senti, sul film di Rocco, il personaggio che tu interpreti a un certo punto ha un incidente e si rompe una gamba. Chiunque ha visto il film avrà immaginato, io per primo, che era un'idea di sceneggiatura. Geniale, vero? Era vero. Non era un'idea di... Allora, sì, questo film purtroppo io ho avuto un vero incidente, quindi il gesso sulla gamba è vero, e in effetti è stato un disastro, perché io dopo 2 settimane di riprese recito lì, sempre scendo la scala tutta nuda con questo tacco enorme e ho messo male il piede e ho avuto un dolore pazzesco, non riuscivo più a camminare, mi hanno portato in ospedale, e doppia frattura del terzo e quarto metatarso, dobbiamo cessare per 30 giorni. No. Io con le lacrime agli occhi piangevo, come facciamo il film, i produttori, i capelli dritti, no? Insomma il film come si fa a finirlo? Rocco, arriva Rocco, io proprio ero, Barbara, ma è un'idea geniale, ma perché non ci abbiamo pensato prima, ma è stupendo, questo arricchisce il personaggio, anzi ti ingessiamo pure il braccio, vedrai che idea, ci cascherà tutto, vedrai, non lo diciamo neanche, lo facciamo passare come idea, vedrai, non se ne accorge, pazzesco, guarda, personaggio acquisisce soltanto, diventa più forte, vabbè, lì per lì ho detto, ok, mai convinto, quindi... C'è stato un attimo di stop di 3 giorni che si sono messi lì a rielaborare la sceneggiatura, riscrivere cose e io, vabbè, nel frattempo da questo stress psicologico di questa frattura mi è venuto l'orzaiolo sull'occhio, l'erpe sulle labbra, mi potevano inquadrare solamente da dietro, era l'unica, diciamo, parte sana del mio corpo, quindi è stato un disastro da questo punto di vista. Però l'abbiamo finito il film, insomma ha questa particolarità, insomma, che è stato sofferto.